La situazione è molto cambiata in questi anni, noi ci sentiamo tutti un po' più vulnerabili, è così. È assolutamente così, cioè noi non possiamo pensare che quello che succede nell'ambiente in cui viviamo e sull'ambiente naturale non abbia delle ripercussioni dirette sull'abitato, sul territorio di fatto che è quello che ci custodisce, dove lavoriamo, dove dormiamo, abitiamo, mangiamo e altro. Per cui c'è una componente molto stretta da questo punto di vista. Quindi se prima si poteva dire quello che succede nell'ambito naturale, lasciamo che la natura poi facendo il suo corso riprenda un equilibrio, oggi non è più ammissibile. Benché l'incendio del 2017 al Campo dei Fiori fosse doloso, le difficoltà incontrate nelle operazioni di spegnimento furono il riflesso di un cambiamento climatico ormai sotto gli occhi di tutti, che alterna lunghi periodi di spaventosa siccità a piogge di paurosa intensità e trombe d'aria sempre più frequenti. Le piogge sono la conseguenza di una situazione meteorologica particolare in cui alcune celle temporalesche provocano queste piogge assolutamente mai viste in termini di quantità e di concentrazione in una condizione particolare. Certo, l'incendio ha acuito quello che è successo su Luvinate, ma nel giro di una settimana abbiamo avuto una tromba d'aria che ha di fatto spazzato 5 chilometri con una fascia non solo estesa, sradicando qualche albero qua e là, ma proprio facendo terra bruciata su quello che è tutta l'area del sentiero 1 che porta al Forte Dorino e oltre andando a colpire gli abitati e in parte appunto i boschi di Orino, Castello Cabiaglio e Bedero. Quindi abbiamo una situazione che non può più essere semplicemente attribuita a condizioni particolari, uniche e circoscritte, ma deve essere valutata nella sua complessità, perché ogni fenomeno richiama l'altro. Luvinate, spesso il sindaco Boriani dice dall'incendio la nostra vita è cambiata, ormai siamo senza protezioni, senza scudi, cioè i problemi di quel paese nascono nel 2017. No, i problemi di quel paese nascono dalla fragilità del versante sud, così come i problemi di tutti gli altri abitati che di fatto sono in una condizione intermedia tra una montagna che scarica acqua a valle e il lago che la riceve. Abbiamo costruito con un fronte che per anni non ha creato e non ha avuto problemi, con una statale, una ferrovia e l'abitato che si è di fatto sviluppato lungo quest'asta, e lì però passano tutti i torrenti che da monte scendono a valle. Finché la situazione di quantità di acqua che di fatto era drenata era compatibile con le strutture realizzate, non ci sono stati problemi. Ma il Parco del Campo dei Fiori questa cosa l'aveva già individuata a monte, c'è un piano di indirizzo forestale che definisce e individua questa specifica condizione come una criticità a cui mettere mano. Tant'è che i primi finanziamenti richiesti sono almeno di 2 anni antecedenti agli incendi e riguardano proprio il torrente Tinello. Quali sono le istanze? Cioè, a Regione Lombardia o anche non solo a Regione, cosa chiedete? Chiediamo di poter intervenire in maniera complessiva su questo territorio, perché non ha più senso operare per piccoli e singoli interventi, ma va valutata tutta questa situazione rispetto alla sua complessità, perché di fatto in futuro questi eventi possano trovare meno facilità nel creare danno, in questo caso addirittura nel mettere a repentaglio le vite umane.